capito. Hai fatto male a parlare con lei. Non dovevi darle questa soddisfazione. Ho imparato come bisogna parlare coi pugliesi, questi sporcaccioni. A bocca stretta, come fanno loro. Mi sono studiato certe paroline fredde e quando incontro uno di loro... Va un po' a casa per conto tuo. Ma no, Alfio, tu non ci puoi far niente con quelle volpi. Ti ho detto, va subito a casa e lasciami solo. Padre! Padre Rosario! Buongiorno, padre. Mi scusi, sa? Ma lei che se ne intende mi deve spiegare una cosa. Come mai la Chiesa considera nullo un matrimonio per una ragione così prosaica? Io non me ne intendo affatto, caro signor Alfio. Le assicuro che negli imbrogli dei giovani non mi ci voglio immischiare. Loro si sono fatti il manico e loro si facciano la quartara. Io non c'entro. No, no, no. Io vorrei essere informato sulla cosa così in generale, non per quanto riguarda mio figlio. Senta, caro amico, parliamoci da buoni cristiani e da buoni parenti. Capisco il suo dolore e la sua indignazione, ma no. La prego, entriamo in quel portone. Così potremo parlare meglio.